naturale. No, ho detto minerale. No, veramente mi scusi, ma lei ha detto naturale. Intendevo naturale acqua minerale. Non le sembra naturale che io beva acqua minerale? Certamente, certamente mi scusi. No, perché io credevo che il naturale si riferisse all'acqua. No, era riferito al minerale. Vuole che un tipo come me beva acqua naturale? Io bevo acqua minerale. Naturale. Minerale! Quando l'ho capito, ho scritto minerale. No, no, lei ha scritto naturale, l'ho sentito con le mie orecchie. Ma no, io ho detto naturale, vero? Ma ho scritto minerale. Ma perché dice naturale se scrive minerale? Scusi. Perché riconoscevo più che naturale che una persona come lei beva acqua minerale e non acqua naturale. Basta! Per favore, mi fate girare la testa! No, scusa cara, permetti? Ma io voglio andare in fondo a questa faccenda. Perché qui nessuno mi deve prendere in giro. Se io volessi acqua naturale e lei scrivesse naturale, direbbe minerale? Che c'entra? Naturale nel suo caso significava minerale, mentre minerale in nessun caso può significare naturale. Ah, perché secondo lei l'acqua minerale non è naturale? No, no, c'è acqua minerale naturale e acqua minerale artificiale, che però non è il nostro caso, perché da noi l'acqua è tutta naturale. L'acqua minerale. L'acqua minerale naturale è naturale. E l'acqua naturale? L'acqua naturale è sempre soltanto naturale. Cioè, non esiste acqua naturale artificiale, che io sappia. E chi lo sa, oggigiorno non si è sicuri neppure dell'acqua naturale. Poi vorrei sapere come fa a dire naturale mentre scrive minerale. È una questione d'abitudine, signora. Vede, nel nostro locale è tanta l'abitudine a sentirsi ordinare acqua minerale che la mano scrive automaticamente la parola. Naturale. No, la parola minerale. Ho capito, ho capito. Dico che è naturale che lei scriva minerale anche se dice naturale. Mi dica, se io voglio acqua naturale, lei scrive naturale? Naturale. E se io voglio acqua minerale, lei scrive minerale? È naturale. Ma insomma, lei scrive sempre naturale. È naturale che volevo dire che scrivo minerale. Allora, lei scrive naturale sia che dica naturale che dica minerale. E dice naturale sia che scriva naturale che scriva minerale. Senta, guardi, io non lo so. Io ci penserò. E glielo scriverò, va bene? Oh. Anche per la signora, acqua minerale? Naturale. Acqua minerale. No. Ho detto naturale. Mi scusi signora, ma io credevo che intendesse come il signore, naturale e acqua minerale. Ma niente affatto, questo suo primo naturale è di troppo, perché in questo caso avrei detto naturale. Come ha detto, scusi? Già, perché lei non ha detto naturale, ma minerale. Quindi il mio naturale non confermava ma rettificava, mentre nel caso del signore non rettificava ma confermava. Insomma, nel caso del signore si intendeva una qualità dell'acqua diversa da quella da lei indicata. Ma cara signora, ma come potevo immaginare che il suo naturale era diverso da quello del signore? Attenendosi alla lettera. Naturale significa naturale e basta. Può significare tanto acqua naturale quanto acqua minerale. Ma niente affatto. Il mio naturale significa soltanto acqua naturale. E non naturale acqua minerale. E non insista. Altrimenti reclamo con il titolare e la faccio licenziare. Ma signora, prego. Ho famiglia, io sa. Ho anche un figlio. Legittimo? È naturale. E non può legittimarlo? Ma scusi, perché dovrei legittimarlo se è già legittimo? Ha detto che è naturale. No, invece è legittimo. Ma no, perché scusi,
Non le sembra naturale che io abbia un figlio legittimo? Certo, certo, è naturale. Ma no, invece è legittimo. Ho capito, ho capito. Del resto non mi vorrei mica dire che un figlio legittimo sia innaturale. Anch'esso è normale, prodotto della natura. Una creatura come tutte le altre. Insomma, non è contro natura. Senta, guarda, comunque mio figlio è legittimo, va bene? Non mi piace che si dica che è naturale. È naturale. Ma vede che vuole provocare? Ma le dico che è legittimo. Ho capito. E allora perché continua a dire che è naturale? Perché dico che è naturale, che non lo si dica naturale se è legittimo, eh? Lo capisco, sai? Ho un figlio anch'io. Legittimo? Naturale. Oh, e allora che lei pretenderà che lo si dica legittimo e non naturale? Ma se gli ho detto che è naturale? Mi scusi. Perché io credevo che intendesse come me. Naturale è legittimo. No, purtroppo è naturale e non è legittimo. Ma il mio più grande desiderio è legittimarlo. È legittimo? No, è naturale. Ma intendiamo il desiderio di legittimarlo, che è legittimo e naturale. Ma se è legittimo non è naturale, se è naturale non è legittimo. Ma chi? Il figlio. Non può essere naturale e legittimo allo stesso tempo. Ma no, io intendevo il desiderio, che può essere contemporaneamente legittimo e naturale. Ma non solo è naturale che sia legittimo, ma è legittimo che sia naturale. Ma mio figlio è soltanto naturale per la crudeltà di una legge antica. E per la malvagità di una donna che mi ha rovinato l'esistenza e impedisce la legittimazione per cattiveria, avendo dalla sua la legge e usandola come strumento del male. Non sapesse quante ce ne sono che usano la legge per ricattare, per commettere azioni infami. Povero innocente ragazzo, povero figlio mio. Beve acqua minerale? Chi? A suo figlio. Naturale. Ma è naturale che beve acqua minerale? O beve acqua naturale? O è naturale perché non è legittimo? No, dico, suo figlio è naturale e beve acqua minerale? È legittima e beve acqua naturale? O è legittima e beve acqua minerale? No, no! Mio figlio è minerale e beve acqua legittima!